Ah, batterie, batterie di iPhone, batterie di telefoni, vi scaricate sempre quando non è il momento. Lottiamo ogni giorno per arrivare a fine giornata con un po' di batteria. Questo potrebbe risolvere un sacco di problemi. Allora, partiamo dall'inizio. Zens. Chi di voi la conosce? Zens è una marca che non conosco. Allora, qui in alto a destra abbiamo il marchio QI, perciò già capiamo che come scrive qua stiamo parlando di un wireless power bank, ma potrebbe essere la svolta questo prodotto. Come vediamo già dal disegno, praticamente c'è questa cosina, tipo questa busta, all'interno della vostra borsa. Ma nessuna anticipazione, nessuna anticipazione. Allora, caricatore universale per telefoni di carica, immagino senza fili wireless. Perciò, qualsiasi dispositivo con lo standard QI è compatibile con questo prodotto. Vediamo la scatola cos'altro ci dice. Wireless power bank USB cable included, incluso. Cavo USB incluso. Allora, universale per tutti i telefoni con la carica wireless, ma che Zens. Com. Ok, wireless power bank 1, 2, 3. Questo è il nostro power bank che ha 5200 mAh di batteria, niente male, e abbiamo la possibilità, ormai qua lo scoprite anche da voi, di inserire il nostro iPhone dentro. Eccolo qua. Qua abbiamo da tradurlo in spagnolo. Perfetto per caricare durante i viaggi. Si può utilizzare in praticamente tutte le borse. Funziona con qualsiasi dispositivo certificato QI. E ha una batteria da 5200 mAh incorporata, e questo l'abbiamo vista. Molto bene, dai, che dite? Lo proviamo? Abbiamo il nostro compagno qua, Nimble, con la rama in ceramica. L'apertura è un gioco da ragazzi. Cos'altro abbiamo qui? Qualcosa c'è? Ok, manuale utente, insomma. Credo che potremmo farcela anche senza la busta e il cavo. Sono davvero curioso di vedere come funziona. Ah, qui due belle clip grosse, molto, troppo, grossissime. Ok, come funzionano? Si aprono? Sono un po' dure. Ah, ok, ce la faccio. Queste qua vanno ad applicarsi all'interno della nostra borsa. Il power bank gommato. Mi direi che si può anche togliere. Vediamo. Si può togliere. Che forte. Perciò io lo posso usare come base di ricarica anche così. Scopriamolo. Abbiamo qui il nostro cavetto micro USB, lo connettiamo, i LED si accendono. Il telefono è in carica, perciò noi abbiamo sia una base wireless tipo da scrivania che anche da passeggio, perché questa qua immagazzina della corrente che poi noi possiamo utilizzare inserendolo qui per poi caricare il nostro iPhone ogni volta che lo mettiamo in borsa. Pensate che pacchia, ogni volta che tiriamo fuori il nostro iPhone dalla borsa, borsello, perché questo può stare anche in un borsello, secondo me, di quelli un po' da maschio. È un po' larghetto, però potrebbe starci. E ogni volta che lo tiriamo fuori dalla borsa, iPhone, batteria piena, bellissimo, veramente comodo. E poi ci sono questi due cosi tipo airbag imbottiti, morbidi, morbidi. Serviranno per non far prendere colpi il nostro iPhone. Beh, ma proviamola dentro. Allora, si inserisce così, immagino. Ah, qua c'è anche un USB. Ah, bello, così io posso caricare anche un'altra periferica qui, bellissimo. Allora, metto l'iPhone dentro, non è mai scarica, mi sa. No, non ha bottoni per accendersi. Ho bisogno di caricare un po' la batteria, perché adesso è scarica, perciò non me lo carica. Se io stacco il cavetto, iPhone non si carica. Peccato. Però, ragazzi, ideona, questo funziona anche con iPhone 8 Plus, o comunque telefoni più grandi. Come vedete, l'iPhone 10 ci naviga. Perciò, bella, veramente un bel prodotto. Quanto costa? Beh, scopritelo cliccando sul link in descrizione. Secondo me può essere veramente un valido prodotto. Se ti piace un unboxing di questo genere, ti consiglio di iscriverti ad Unbox Italia, ma ricordati di attivare anche la campanellina per non perderti le notifiche. Se ti è piaciuto, metti anche un bel mi piace. Beh, ma che dire di poterlo caricare in macchina senza fili, magari mentre stiamo usando il navigatore? Beh, allora guarda questo video qui, sicuramente ti piacerà.